Che bello! Quello è il porto, pure che l'acqua sta vicino al porto e splendida uguale, perché questo non è un porto commerciale, è un porto turistico. Porto turistico, approdano solo le navi turistiche. Esatto. Che bello! Guardate, che spettacolo! Spettacolo sì! Quindi è tutta sabbia, vedete che è tutta bassa come acqua. Sì, acqua bello qua, Qua adesso arrivano da dove facevano i tuffi. Dove fatto i tuffi. La torre. Lì stavamo noi. Che bello da questo lato, eh. Bene, man mano che camminiamo arriviamo vicino ai scogli. Questo scoglio si chiama lo scoglio del fascio. Perché lo scoglio del fascio? Perché qua c'è incisa proprio la testa di Vittorio Emanuele. Naturalmente con le mareggiate si è consumato, non è rimasto più niente. Adesso i ragazzini, come ben sapete, fanno i tuffi, perché da questa parte per fare i tuffi è l'ideale, l'acqua è profonda, lo scoglio c'è, quindi per fare i tuffi è l'ideale. Guarda. C'è anche il cellulare? Sì. C'è la foto. Bene. Guardate, è tutta scogliere, è tutto scoglio. Guardate quanta gente viene a pescare da questo lato. Sì, infatti, vedo. Quindi, se avete un po' di pazienza, vi mettete a pescare qualcosa, la tirate fuori. Assolutamente sì, con tutto questo mare. Spigolo. Guardate da questa parte, queste grotte, queste delle grotte di avvistamento, chiamate. Quindi si mettono le grotte e bombardavano il lato del mare quando i nemici arrivavano. Stiamo parlando della seconda guerra mondiale. Però che bello, ragazzi. Ah? Questo quante cose si imparano, non è solo un tuffo, qua. Guardate, da questa parte ancora ci sono delle grotte di avvistamento, delle garitte, queste risalgono alla seconda guerra mondiale. Vedete? La finestrina alla parte del mare. Guardando il lato del mare. Quando i nemici arrivavano, quindi stiamo parlando sempre della seconda guerra mondiale. Seconda guerra mondiale. Che bello. Guardate questi scogli come sono belli aggiustati, sembrano come bomboniere, no? Come mai? Pensate, chi è stato? Il mare? Il vento? L'usciule? Il talento? No. È stato l'uomo, pensate un po' che gli uomini tagliavano questi scogli e li utilizzavano per poter fabbricare le case, accorciare le case, vedete come sono tagliati, sì, i taglinetti. Ma poi è bellissimo, quale sta qua su. Guardate in alto in fondo quella torre in fondo, sì, è chiamata la torre del serpente, era una torre di avvistamento, il farista stava impostato là e visto il serpente marino attorcigliandosi alla torre, è una leggenda per la partita là. Naturalmente lo vedete come simbolo nel che nostro bello comune di Otranto, vedete quella torre che quanta pulpi qua su. Guarda che bello, che bella acqua, che bella venuta, quindi che bell'acqua, che bello, assolutamente, che è un'acqua stupenda qua chi sta com'è, no, qua ci arriva da qua. Vedete da questo lato il faro bianco. Che acqua! Alla sua funzione, quando la nave o la barca entra in questa direzione deve decelerare perché entra in un porto. Vedete, zona militare della Marina Militare. Che è il farista della Marina Militare che lo controlla. Bella, e abita proprio qua, in questa casa, guardate, questa di fronte. Questa è la casa del faro, del farista. Abita con tutta la tua famiglia, abita proprio qua. Che bello!